Ragazzacci, buona giornata. Allora, sbarbatina di oggi. Torniamo alle comparazioni, dopo il video dell'Asylum. Oggi, come potete vedere, mettiamoli così, oggi andiamo con due single edge, però con caratteristiche diverse. Perché? Perché usano lamette diverse. Uno usa una Chic, un Artist Club, meglio Chic è la marca. Questa è una lametta monolama che si usa anche negli sciavette. C'è un modello che viene con i dentini e uno normale senza dentini, come sono questi. Non le avevo mai provate queste della la Chic, le vado a provare oggi per prima volta. Avevo usato le Feder e le Kai e le cinesi, però le Kai e le Feder sono meglio delle cinesi. E l'altro rasoio invece usa le Gem, queste lamette qua, c'è cioè il pacchettino. Allora, nei rasoi ho già montato le lamette perché avevo già iniziato a fare il video, però l'ho dovuto tagliare e reiniziare perché c'è stata un'emergenza e ho dovuto sospendere il video, sicché meno male mi ero solo messo il sapone in faccia. Però riparto da zero e le lamette sono già montate nei rasoi. Allora, sapone di oggi, in onore agli inglesi che stanno di festa, facciamo questo tabacco leaf, foglia di tabacco con bergamotto, veramente una profumazione elegantissima. Agli inglesi ragazzi vi si può dire tutto dei saponi, ma meno delle profumazioni, perché veramente fanno delle profumazioni fantastiche, eleganti, veramente. Da gentleman, allora sciogliamo un pochino di acqua, un'uscina di sapone, saponi che normalmente montano molto facilmente. Diciamo di prendere un po' di caldo al sapone, approfitto per riaccendere la camera. Allora, pennellino di oggi, andiamo con un inglesino, questo è True Fenil, nodo da 22, piccolino, Best Badger, credo che è questo, un po' pungente. Allora, montaggio del sapone. Ragazzi, molti di voi mi domandano, io uso la sciotola, non mi viene il sapone come te, ma penso che il segreto è girare velocemente, è tipo frullatore. Che per il resto, ragazzi, il sapone è due gocce d'acqua, non è che ci sia tanta tecnica dietro. Provate a girare veloce, tipo frullatori, vedrete come monta il sapone. È come la panna, va montata veloce. Io direi che ci siamo. Pennellino che va bene per creme morbide, non ha quasi backbone. Comunque, caricare ha caricato. Bagnatina, la faccia oggi, bagnatina del sacro rotolo. E andiamo con questo porcospino di pennello. Questo è un porcospino, non è un pennello. Cioè, ho usato in punta rasi, veramente funge da morire. Pennello c'ha più di 10 anni. No, punge oggi come quando mi arrivo. Il tasto, ragazzi, se punge, punge. Non è come il maiale che puoi fare le doppie punte e con l'uso lo perdi. Se beccate il pennello che punge, l'unica soluzione è cambiare il ciuffo. Se vi dà noia, a me non piace, vi dico la verità.
Però come io uso poco il pennello di punta, usandolo così, lo sento poco. Allora, io mi sono riempito tutto di sapone. Direi che ci siamo, grande profumazione veramente. Il sapone fa molta schiuma. Però, insomma, la barba ci si fa molto bene. Allora, cominciamo col Saver, la Metta Gem. Entrambi i rasoi sono della Blackland, casa americana. Allora, di queste lamette gem, ragazzi, ce n'è due tipi. Perché il problema di questo rasoio sono le lamette, cioè poca scelta. Però sapete, queste lamette sono molto usate nel bricolage, carpinteria. Per questo devi stare attenti allora di comprarle, perché anche se so che qualcuno le usa e ci si trova bene, però io vi dico la verità, con quelle non rivestite, perché di queste lamette, dicevo, ce ne sono due tipi, uno rivestite e uno non rivestite, più che altro le fa la persona, queste lamette. Con quelle non rivestite io non riesco a farmici la barba. Sento che strappano da morire. Mentre con queste rivestite mi fa la barba, che è un piacere. Ora, questo rasoio, il Saver, viene con due piastre, L1 e L2. La L1 è più delicata, che è questa, e la L2 è un pochino più efficace. Per i miei gusti, non ho provato la L2, però questa L1 è un pochino troppo delicata, anche se rade veramente veramente bene, e con queste lamette è un taglio veramente che non si sente strappato, si sente il taglionetto, anche se mi sarebbe piaciuto la L2, però non l'ho trovata, non c'era quando l'ho comprato io, che era in sconto, c'era solo la L1. Vector, che secondo me dei rasoi che usa le lamette Artist Club è il migliore di tutti quelli che ho provato, di quelli che ho io. È il giusto equilibrio fra efficacia e delicatezza. Ne ho altri che sono più delicati che questo, come per esempio il Mongoose, che già non lo fanno più, però è meno efficace che questo, sicché paga la delicatezza per un po' di efficienza. E poi ce ne sono altri invece che sono molto aggressivi, però secondo me questo è il giusto equilibrio tra delicatezza e efficacia. Allora, ripeto che la prima volta che uso queste lamette è chic. Tagliare tagliano bene, però onestamente, come sensazione di taglio, mi è piaciuto più il gem da questa parte di qua, per ora. Ora, però, questo è appena il primo passaggio. Andiamo a vedere gli altri passaggi. Allora, fatemi buttare via l'acqua, che non ci sono troppi più. Bagnatina. E rinsaponiamo. Buonissima profumazione, veramente elegante, ragazzi, questo tabacco Leaf Taylor. Io non lo so se hanno cambiato la formula con le altre più vecchie, però mi piace anche di più la schiuma che fa. Non lo so se è qualcosa mentale dovuto alla profumazione, che mi piace tantissimo. Direi che ci siamo. Una lavatina anche al lavandino. E andiamo attraverso con il Saver. Non si sente veramente. Poi ovviamente questa piastra L1 quello che devo fare la prova, mi manca, è vedere quante barbe regge una lametta.
Immagino di reggere più di una barba. Perché il tagliente di queste lamette sono molto più grosse di quelle da 40, 42, 43 mm, quelle normali che usiamo nei rasoi, nei die o spaccate nei. La maggior parte degli sciavette, sicché deve reggere di più il filo di questa lametta. Penso che devono essere lamette almeno da 10 barbe. Magari un giorno mi ci metto. Anche se con le lamette, quelle piccole e normali, ho visto una grandissima differenza fra marche e marche. Per esempio con alcune lamette come le Gillette Wilkinson, le fatte in Cina, non riesco a farmici più di 2 barbe, mentre con le Fatip, che costano molto di più, è vero, però sono riuscito a farmi tranquillamente 7 barbe. Le prove che ho fatto, so che molti di voi le usano una sola volta, non c'è nessun problema, però vi ripeto, guardate, un piccolo punto rosso. Allora, andiamo con Vector. Vector sento che chiappa di più la barba rispetto al. Saver. Adesso mi dà la sensazione che sta andando più profondo, ora in contropelo. Veramente ottima la sensazione di taglio comunque attraverso il contropelo anche con questo rasoio. Sono tipologie di rasoio differenti per la lametta e la geometria di taglio. Infatti mi trovo un po' in difficoltà nei primi 2 o 3 colpetti passando da uno all'altro. Per trovare l'angolo giusto di taglio. Non so come mai, guardate, qui mi sono fatto un red point con quella soia che è delicatissimo. Boh, strano. Allora, sono più liscio di qua, ma tanto. Gli manca profondità perché ho l'L1, magari con l'L2 sarebbe un po' più diverso. Anche qui, piccolo punto rosso. Anche qui la barza c'è una differenza abissale fra il Vector e il Saber. Comunque ora cerchiamo di recuperare la differenza ora con, vediamo, con il contropelo e il ritocchi. Direi che va bene così. Allora, vediamo fin dove arriva. Mettiamo un pochino qui sotto gola. Allora, molto bene il taglio, non mi fa male per niente farmi questa parte qua della barba che, come sapete, è molto problematica per me. Però è stato delicatissimo, non ho sentito praticamente niente. Vediamo qui le branchie se logra migliorare pigiando un pochino di più, pigiando un po' di più rispetto alla prima passata, ma niente, il rasoio ormai non chiappa più, cioè è arrivato dove è arrivato. Anche in contropelo rispetto attraverso sta prendendo veramente veramente poco, nonostante stia pigiando un pochino,
Sicuramente con questa L1 un rasoio che fa sia roba tutti i giorni, spensieratezza. Che a parte questo punto rosso che mi sono fatto qui, che non ho capito come ho fatto a farmelo, perché è talmente delicato il rasoio. Comunque abbastanza bene, da proprio cercando il pelo nell'uovo, ecco qui c'è questa zona che non riesce. Andare più profondo di così, un pochino passando la mano sento il pelo, però grazie. Già che uno si può portare via l'epidermide, eh? Allora, parte bassa con il Vector, ecco qui mi fa un pochino più male rispetto al Saver. È stato più dolce il Saver. Comunque molto bene anche questo, eh. Ho sentito solo come strappare un paio di peli, però per il resto benissimo. Allora, qui pigiando un po' di più, sento che si sta prendendo qualcosa in più. Sentite che si sente che chiappa. E anche andando su ora sento che chiappa molto più rispetto al Saver. Questo ha tre marce in più rispetto alla piastra 1 del Saver. Magari andrebbe comparato con la 2. Cioè, sono lisci praticamente anche qua sotto zona branchia, appena. Però se ripasso miglioro ancora, cosa che qua non riesce a fare, qua me l'ha lasciato. C'è la differenza. Sentite qua, che qui è molto più liscio. Sento più qui il pelo. Fatemi provare a passare del lato dove ho messo il Saver e ora il Vector. Sentite che sta prendendo? Sentite qua quanto prende ancora? Infatti, anche qui sotto, sentite come prende? Ora sono liscio, liscio, eh. Cioè, c'è una differenza, ragazzi, di efficacia, però vi ripeto. Stiamo comparando una L1, che è la più delicata, con il Saber che ha solo un pettine, cioè quello a pettine aperto o pettine chiuso, però a pettine chiuso c'è una sola graduazione. È più delicato, più dolce forse il taglio di questo, con questa lametta, però molto più efficace il vento. Questo è il risultato finale della comparazione, ragazzi. Allora, diamo una leggera insaponatina per passare un po' di allume, come ormai mi sono passato il Vector anche da quell'altra parte. L'allume di raffuoco, magari sotto il collo, dove, ma anche lì ho passato il Vector. Allora, sì, sento un leggero bruciore da questa parte. E da questa parte anche, cioè che veramente sono andato abbastanza in profondità perché sento un pochino bruciare. Certo, per vedere il risultato dei due rasoi dove potevano arrivare, ragazzi, sto pigiando un po' di più di quello che dovrei fare. Per quello sicuramente sento un pochino di bruciore in faccia al passare dal lume. Se mi fossi fatto la barba normale senza fare il video, non sarei andato a questi livelli. È stato più leggero. Comunque, barbata ottima. Sono due rasoi fantastici, veramente, veramente, veramente fantastici. Allora, sciacchiamo la ciotola e il pennellino. Il pennellino che ha una voglia matta di togliergli il ciuffo, ma mi dispiace perché. Non
ricordo per prenderli, però veramente, veramente pungente, ragazzi. Mamma mia, punge. Porco spino, non è un pennello questo. Nonostante sia un badger, però credo che è un best badger. Best badger, sì, c'è scritto infatti. Allora, mi sciacquo. Una sciolatina, mamma mia, un tavolo, un disastro oggi. Allora, però nulla se no, qui ormai in questa zona, ragazzi, è abitudine a farmi red point, ce l'ho arrugata. Allora, la pelle la sento un pochino secca oggi, vi dico la verità. E il problema con le creme inglesi, mio, la barba mi ce la faccio bene, però specialmente passandola al lume poi mi rimane una pelle, la sento secca. Non lo so come mai. Boh. Con tutte le creme inglesi ho questo problema. Manca nutrimento. Allora, mi volevo mettere un after alcolico, però sentendo la pelle così, l'after alcolico me la va a seccare ancora di più. Fatemi cambiare. Avevo preso questo Brandy Spice. Mettiamo un goccino di questo. Così disinfettiamo tutto. Poi anche le braccia, vai. Tabacco lift ci sta benissimo. Però oggi ragazzi bisogna mettere un po' di crema perché un pochino meglio ora con l'after, ma sento parecchio secca la pelle. Fatemi prendere Baker Street di Stirling. Mettiamo un pochino appena appena due goccine. Appena 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 facciamo un mischione di profumi oggi. Buono anche questo, elegante, legnoso. Brandy, spezie, legno, mamma mia, bergamotto. Mischione oggi. All'americana. Ecco una pelle fantastica, eh? Poi noi crema. Si è nutrita, ammorbidita. Poi queste Stirling, grazie, si assorbono subito. Sentite? Che mano secca, subito si assorbe, non sono oliose per niente. Qua che fa molto caldo sono perfette perché se no quando sudo poi mi butta fuori tutto il grasso della crema. Allora ragazzi, velocemente, conclusioni. Blackland, Vector Saver, due rasoi meravigliosi. La grande differenza ragazzi le fa la lametta. Queste geme tagliano molto molto bene. Il problema, come vi ripeto, come vi dicevo, non sono facili da trovare. C'è poca scelta, sono cari, bisognerebbe vedere quanto durano. Il problema di questi rasoi, entrambi, è che sono rasoi per chi ha pochi rasoi. Se avete una rotazione di rasoi piccola, cioè che potete prendere il rasoio, montarci la lametta e usarlo fino a quando la lametta taglia, poi lo buttate, poi magari cambiate il rasoio, secondo me sono rasoi che vale la pena usarli. Però come nel caso mio, che ho, non vi dico quanti rasoi, che uso questo rasoio, lo metto via e lo riuso fra 4-5 mesi, io la lametta la devo buttare via perché specialmente queste geme tendono a ossidare. Però anche queste Artist Club ho visto che tendono, se si usano e si mettono ferme per molto tempo, non lo so, tendono poi a non tagliare uguale, perdono velocemente il filo. Che sono lamette che bisognerebbe montarle, usarle finché tagliano e poi si buttano, poi magari si cambia rasoio. Se siete disposti a fare quello, siete disposti a spendere una cifra importante perché entrambi i rasoi, a meno che li trovate usati a buon prezzo, costano. Sono rasoi che pensateci anche prima di comprarli, per il problema delle lamette, perché entrambe sono cari. Però, ragazzi, se volete provare qualcosa di differente, sono rasoi fantastici, veramente, guardate, barbata fantastica, veramente profonda, sono liscio, 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 veramente, cioè entrambe le parti. Certo, questo meno, che
però dovuto anche all'L1, forse la L2 va meglio come base, un pochino più di efficacia. Comunque, se cercate una soia efficace, delicato, questo Saver con queste lamette è fantastico. E il Vector, vi ripeto, secondo me è il miglior rasoio Artist Club che ho provato della mia collezione. Non lo batte nessuno ancora questo. Profumazione spettacolare, difficilmente si batte questa profumazione. Problema, ragazzi, con il sapone sulla mia pelle, non lo so, tende a sgrassarmi un pochino troppo. Comunque la barba ci sarà perfetta, poi avete visto, basta mettere un goccino di crema, pelle fantastica, sì che va benissimo. E approfitto anche per parlarvi di questi balsami della Stirling, sono tanta roba, veramente si assorbe subito la crema, ottimo. Va bene ragazzacci, allora per oggi è tutto. Grazie per la visione del video e commentate come sempre. Ci vediamo alla prossima.